Vuoi sapere cos'è una caldaia ibrida o sistema ibrido e quando conviene rispetto alla sola pompa di calore? Alla fine di questo video avrai le idee più chiare. Se sei interessato ai contenuti di questo canale, ti invito ad iscriverti e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Iniziamo con capire cosa è la caldaia ibrida, o meglio, il sistema ibrido. I sistemi più diffusi sono costituiti da due unità facilmente identificabili e con pompe di calore del tipo aria-acqua. Esiste anche un sistema unico e senza unità esterna che ho illustrato in uno dei miei video che ti lascio in descrizione. Il mercato offre diverse soluzioni ibride. In funzione del tipo di collegamento e dal tipo di servizio offerto, avremo due soluzioni differenti. In un primo caso, la pompa di calore è collegata in serie alla caldaia. La pompa di calore preriscalda l'acqua di ritorno dall'impianto di riscaldamento e la caldaia eventualmente integra la potenza mancante, aumentando la temperatura di mandata all'impianto. In genere, in questa configurazione, la pompa di calore fornisce il solo servizio di riscaldamento e non il condizionamento e nemmeno la produzione di acqua calda sanitaria. In un secondo caso, la pompa di calore è collegata in parallelo con la caldaia. In questa configurazione la pompa di calore è in grado di fornire, anche parzialmente, il servizio di riscaldamento, raffrescamento e con un bollitore esterno anche la produzione di acqua calda sanitaria. La pompa di calore si attiva con diverse logiche, vediamole insieme. In un primo caso la pompa di calore si attiva e funziona contemporaneamente con la caldaia, oppure si spegne in funzione di un valore della temperatura esterna che potremmo decidere di impostare. In un secondo caso, e nei sistemi più intelligenti, il regolatore decide quale generatore attivare e spegnere con una logica di convenienza economica e quindi in base al costo energetico del gas e dell'elettricità. Inoltre, sul mercato esistono le seguenti tipologie costruttive: pompa di calore monoblocco o split e caldaia che integra nello stesso mantello tutte le tubazioni di interfaccia per la pompa di calore, compreso il separatore o lo scambiatore. Abbiamo così collegamenti idronici in cui scorre acqua riscaldata o refrigerata, oppure tubazioni frigorifere con gas refrigerante. Nel secondo caso, la pompa di calore monoblocco o split con unità interna separata dalla caldaia, che contiene tutte le tubazioni di interfaccia per la pompa di calore, compreso separatore o scambiatore, ed ancora avere un armadio tecnico che contiene anche l'accumulo sanitario e quello dedicato alla pompa di calore con collegamenti idronici o frigoriferi. Quando conviene installare la sola pompa di calore? Facciamo l'esempio per un'abitazione singola. Conviene quando i fabbisogni termici dell'abitazione sono medio-bassi, indicativamente inferiori a 30 kWh al metro cubo, e quindi l'abitazione è almeno un po' isolata. In questo caso la pompa di calore ha un costo un po' più accettabile, gli ingombri dell'unità esterna sono relativamente contenuti e soprattutto gli assorbimenti elettrici sono bassi e possono consentirci di mantenere il contatore elettrico monofase. Oppure ho a disposizione spazi tecnici adeguati per installare gli accumuli per l'acqua dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e per la produzione di acqua calda sanitaria. Ricordo che la pompa di calore ha sempre necessità di accumuli. Ho un impianto di riscaldamento a pannelli radianti, oppure ventili convettori a bassa temperatura, mentre resta da valutare attentamente la possibilità di utilizzare la pompa di calore con un impianto a radiatori esistente. Voglio ridurre drasticamente i consumi energetici e le emissioni di CO2, soprattutto quando ho la possibilità di installare anche l'impianto fotovoltaico. Ho la necessità di raggiungere elevati valori di classificazione energetica. Quando conviene la caldaia ibrida? Conviene nel momento in cui decadono i presupposti appena esposti e quindi i fabbisogni termici sono medio-alti, superano abbondantemente i 30 kWh al metro cubo e la casa non è isolata. Infatti, in condizioni di temperatura esterna rigide, la pompa di calore viene supportata dalla caldaia a gas. In questo modo posso prevedere una pompa di calore di potenza ridotta, con costi di acquisto inferiori e bassi assorbimenti elettrici. Ho spazi tecnici ridotti o inesistenti, in molti casi non serve l'accumulo termico per l'impianto di riscaldamento e nemmeno l'accumulo per l'acqua calda sanitaria, che può essere preparata istantaneamente dalla caldaia a gas. Voglio avere un buon compromesso tra risparmio energetico e costi di acquisto ed installazione, infatti sono impianti meno complessi da installare nella soluzione in circuito in serie e con caldaia che integra tutte le connessioni necessarie.
Non voglio eseguire opere interne per la sostituzione di tutto l'impianto di riscaldamento e quindi ho la possibilità di mantenere l'impianto a radiatori esistente. Ho la necessità di migliorare la classe energetica dell'abitazione riducendo le emissioni di CO2 ed anche aumentare il valore dell'immobile. E con questo siamo arrivati alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Ti invito ad iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi video. Un caro saluto!